Basta una capocciata di Aprile per mandare il Barletta in orbita. È un gol del numero 5 al quarto d'ora a decidere il big match del Manzichiapoli contro il Brindisi ed a far volare i biancorossi in seconda piazza proprio ai danni dei messapici. Per il big match lo squalificato tecnico biancorosso 5 sceglie lo russo al centro dell'attacco, mandando in panchina Sani. Dalla panchina parte anche il neo acquisto Faccini. Nel Brindisi, in avanti dal primo minuto, l'ex Francavilla Acosta, preferito a Pignatano. L'inizio del match è a ritmi blandi. A scuoterlo ci pensa Barsi. Il tiro cross del numero 7 biancorosso viene smanacciato in corner da Pizzolato. Al quarto d'ora il vantaggio del Barletta. Corner a destra di Scialpi, Pizzolato salva sullo russo, ma nulla può sul colpo di testa di Aprile che risolve la mischia e realizza l'1-0 Barletta. La rete del centrale ex Bitonto infiamma la gara, il Barletta può raddoppiare immediatamente, ma il diagonale di Barsi non è preciso. Precisa, ma non quanto basta per battere Sansonna, è la rasoiata di Salamina. Il palo dice di no al numero 7 Brindisino, si salva il Barletta. Il legno colpito sveglia i messapici che ci riprovano con quarta, palla a lato. Nella seconda parte della prima frazione la squadra di Olivieri tiene il pallino del gioco, il Barletta difende bene e va a riposo in vantaggio. Inizio secondo tempo con subito una novità per i biancorossi, fuori l'acciaccato Varsi, dentro Faccini. In avvio di ripresa la squadra ospite prova ad alzare il ritmo e al 54esimo solo un super Sansonna gli nega il pari. La parata del numero 1 biancorosso sul tiro di Salamina è davvero straordinaria. Al 65esimo è il neo entrato Procida a provarci. Sansonna si fa trovare ancora una volta pronto. Con il passare dei minuti la pressione del Brindisi, che reclama per un gol annullato a Procida a gioco fermo, cala. Il Barletta tiene bene il campo e punge in contropiede. All'84esimo cross di Zingrillo, tiro di Lorusso e palla a lato. Nel finale fioccano le occasioni per il 2-0. Faccini con un tiro a giro. Zingrillo con una botta sul delizioso tacco di Lorusso e lo stesso Lorusso, imbeccato da Sani, mancano il colpo del KO. Al 90esimo l'ultimo brivido per i biancorossi. Tiro cross di Salamina, Acosta non ci arriva e la palla scorre sul fondo. Nei minuti di recupero c'è tempo solo per un rigore non concesso per fallo di Fruci su Lorusso. Finisce 1-0. Esulta il Manzichiapoli, ora il Barletta è secondo a meno 4 dal Casarano.